sera ho conquistato un posto sul pullman con il coltello fra i denti. No, devo esserci. Siamo il Gran Teatro del Click, è una compagnia teatrale che si occupa principalmente di teatro d'ombre, ma non solo. L'impressione che si ha qui a farmi è che dice, in genere quando uno vuole fare il creativo, l'artista, ti senti dire, vabbè, trovi un lavoro serio, no? Invece l'impressione che si ha qua è che se uno ha un'idea creativa, c'ha lo spazio dove poterla fare, non solo, ma viene pure valorizzata, piaciuta. Sono Marenza Dagnano, faccio parte dell'associazione Ingegnosamente. Associazione di hobbistica e di piccolo artigianato. E lo scopo è quello in pratica di insegnarli alle nuove generazioni. Rappresento Amarezza, che è un'associazione culturale che si occupa di artigianato, design e street art. L'Arezza è una tenda fatta di listarelle di legno attaccate con dei centini tipo quelli per le tapparelle, che noi a San Vito abbiamo quasi tutti davanti all'uscio di casa. Siamo X-Photo, il collettivo di fotografi e videomaker dell'Xpad. Siamo un laboratorio sull'immagine, ci occupiamo di formazione legata alla fotografia e al video, organizziamo mostre, festival. Grazie al fatto che siamo nati all'interno dell'Xpad portiamo avanti una ricerca sullo storytelling fotografico. Adesso in questo momento sto facendo una dimostrazione sull'orecchietta sanvitese, che è il posto in cui è ubicata questa struttura grandiosa che si chiama Xpadda. Parme un po' come una città dentro una città. C'è qualcosa che si distacca da Favara, però allo stesso tempo è Favara. Quindi è qualcosa di magico, è qualcosa che... Cioè tu vieni qui, è come se stai in uno stato a parte, di tante persone diverse, tutti artisti, tutti pazzi, come no? Ti diverti, passi il tempo e comunque cioè, è un ambiente proprio diversissimo, un po' nel modo di pensare, cioè non è lo stesso che c'è fuori, infatti sono lavori in corso perché non tutto può sembrare. Io e Sara siamo cresciuti in Venezuela, però io sono di origine calabrese e ho studiato in Spagna, infatti abbiamo viaggiato un po'. E c'è stato un momento che abbiamo avuto il bisogno di tornare alle radici e è nato questo progetto, la Guarimba Film Festival, io ho fatto cinema e niente, abbiamo detto perché non lo facciamo questo festival di cinema in questo paesino. Non avevamo soldi così, però volevamo fare un festival gigante, non volevamo fare il festival di cinema. Farm per me è una realtà bellissima, chiaramente è un po' banale dirlo così, è sicuramente un esempio da prendere per la rivalorizzazione dei centri storici che ci possono essere. La cosa più interessante è la trasformazione, anche il contrasto secondo me che c'è proprio nel centro storico tra quelli che sono i 7 cortili e il resto del centro storico di Favara. Thank you.
trovati molto in linea con il progetto di Faro Cultural Park, che è un progetto che punta a riqualificare un luogo per migliorare la vita delle persone che lo abitano, utilizzando l'arte come uno strumento, non come un fine. Sì, fegatini, viscere alla brace, e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E il continente se ne fischia in un vento. Sono Giuseppe Lo Pilato, il direttore del Giardino della Gola in Petra. Oggi ho avuto il piacere di ospitare un gruppo numerosissimo di ragazzi dell'associazione Ex Fadda del Salento, nell'ambito di una collaborazione con la Farm Cultural Park. È stato meraviglioso poter condividere questa esperienza con questi ragazzi. Ho visto che sono rimaste davvero molto interessate e molto entusiasti del nostro lavoro e dei nostri risultati. Questo mi fa molto piacere, perché comunque scambiare queste esperienze tra persone che hanno voglia di cambiare la propria terra, sia noi che loro, è importante. Ci aiuta reciprocamente, ci dà forza e ci mette in rete la nostra passione e la nostra capacità. Dentro il cerchio del vodum mi scaravento, e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'è dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'è dentro, non sto fermo. A noi due balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba, nessuno che mi